La vera Alleluia, luce gloria si può a Dio. Soltanto guidalo, Padre. Tramite Alleluia. La fede in Cristo, il quale venne nel mondo, dice il Vangelo di Giovanni. Giovanni era un discepolo che scrisse queste parole ispirato da Dio. Alleluia. Ecco perché ancora oggi, dopo 2000 anni, abbiamo il Vangelo, abbiamo la Bibbia. La Bibbia ha quasi 5000 anni. È la parola di Dio, alleluia. Gloria a Dio. Il Dio vivente, il Dio onnipotente, il Dio di Israele, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Alleluia. Che ha mandato Gesù nel mondo. Gloria per redimere i peccatori. Solo Gesù Cristo può perdonare il tuo peccato. Solo Lui può togliere l'angoscia dal cuore. Solo Lui può togliere il buio, il vizio, la droga, l'alcol, il demone del vizio, il demone della droga, alleluia, il demone dell'adulterio può andare via soltanto se tu ti aggrappi a Gesù, se tu ti converti a Gesù, se tu credi che Gesù Cristo è morto per te sul Monte Calvario. Alleluia, dice la Bibbia, la parola di Dio. La parola del Signore dice che Gesù Cristo, il Nazareno, il Messia, il Re dei Re, la parola fatta carne. Alleluia, gloria a Dio. Il Verbo fattosi carne, gloria a Gesù. Lui venne a redimere il mondo e sacrificò se stesso per amore nostro, per salvare la tua anima dalla perdizione. Alleluia, nessuna religione ti può salvare dalla perdizione. È inutile che tu dici sei cattolico, buddista, musulmano, testimone di Geova, mormone, se tu non ti penti dei tuoi peccati e non riconosci la verità che è Gesù, la via, la verità e la vita. Se tu non ti aggrappi a Cristo, hai voglia di avere una religione. Puoi avere tutte le religioni che vuoi, puoi pregare tutti i santini che vuoi, puoi pregare tutte le madonnine che vuoi, ma se tu non ti penti del peccato che stai facendo, alleluia, se tu non ti allontani dal peccato che stai praticando, se tu non ti converti a Gesù, perderai la tua anima. Dopo la morte c'è l'inferno. Alleluia, gloria a te. La Bibbia è chiara. Dopo la morte ci sono due luoghi dove gli uomini possono andare, dove gli esseri umani possono andare. Dopo la morte c'è il cielo o l'inferno. E noi dobbiamo riflettere questa verità, cari della Toscana, cari di Lucca. Oggi viviamo in un'epoca dove regna l'incredulità, l'ateismo, il peccato nelle sue varie forme, guerre, violenze, aborti, prostituzione, delinquenza. È un mondo materialista, è un mondo corrotto, ma se noi ci aggrappiamo a Gesù Cristo troviamo la pace. Alleluia. Troviamo la speranza della gloria, dice l'apostolo Paolo ispirato da Dio, che Gesù Cristo è la speranza di gloria. Alleluia. La vera speranza non può venire dal denaro, cari di Lucca. La vera speranza non viene nemmeno dalla politica. Anzi, la politica è piena di corruzione, sono ladri e bugiardi. Ma la vera speranza viene dal Re dei Re. Amen, alleluia. Oh, alleluia, accoglilo questa mattina. Rifletti questa mattina, siamo qui a predicare il nome di Gesù questa mattina, a portarti questo messaggio di salvezza, il quale dice, gloria al Signore, riconciliatevi con Dio. Così dice la Bibbia, tramite l'apostolo Paolo. Gloria, gloria a Dio. Nella seconda lettera ai Corinzi, ravvedetevi, cari che ascoltate, non rimanete nel peccato, il peccato porta la morte, ma dice nella seconda lettera ai Corinzi, riconciliatevi dunque con Dio
e voi riceverete il perdono dei peccati. Gloria a te, santo nome Gesù. Mediante la fede in Cristo Gesù. Alleluia. Alleluia. Il Messia, il Figlio del Dio vivente. Gesù Cristo è veramente l'unico Salvatore del mondo. Così dice la parola di Dio, che il Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Il Dio del cielo che ha creato l'universo, ha creato l'essere umano, a sua immagine e somiglianza, Dio non vuole che nessuno si perda, ma che tutti vengano alla conoscenza della verità. Alleluia. Al pentimento. Perché in questa terra, in questa vita, tutti abbiamo fatto dei peccati, chi più chi meno. Abbiamo mentito, rubato, commesso adulterio, alcuni hanno fatto crimini, omicidi, bestemmie. Tutti noi come esseri umani abbiamo peccato, ma Gesù Cristo alla croce morì per tutti noi, sacrificando se stesso. Gesù il Nazareno donò il suo sangue. Gloria a te, Signore. Affinché chiunque, alleluia, crede in lui non si perda, ma abbia la vita eterna. Chiunque, non importa la tua razza, non